passare dalla lavorazione ad archetti a lavorare il bordo, dobbiamo fare 3 catenelle che andranno a sostituire la prima maglia alta dello schema. Ora, siccome queste 3 catenelle partono non, vedete qui, vanno in dritto dalla maglia bassa, partono dalla prima catenella dell'archetto. Allora, facciamo una catenella, voltiamo, anche se nello schema non è previsto, però facciamo una maglia bassissima che in pratica ci riporta all'inizio dell'archetto. Poi lavoriamo adesso queste 3 maglie catenelle, le 3 catenelle che vanno a formare la prima maglia alta. Una, due e tre. Dopo le 3 catenelle lavoriamo un'altra maglia alta. Ora abbiamo questo grafico che ci dice che dobbiamo lavorare 3 maglie alte dentro la stessa catenella di base, quindi non dobbiamo far altro che agganciarci alla catenella centrale e lavorare 3 maglie alte sempre inserendo l'uncinetto sempre nella stessa maglia, quindi una, due e la terza. Ok, in pratica è un piccolo ventaglio, come potete vedere. Dopo di ciò, facciamo le altre 2 maglie alte nelle 2 catenelle rimaste. Una, due. E questa in pratica è il primo gruppo di maglie alte lavorate. Ora dobbiamo fare quest'archetto che forma 6 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6. Dopo aver fatto le 6 catenelle, saltate un archetto sottostante e nell'archetto successivo lavorate 5 maglie basse più altre 5 maglie basse nell'archetto successivo. Allora, 5 maglie basse. Allora, abbiamo saltato l'archetto sottostante, quindi 5 maglie basse in quest'archetto e 5 nel successivo. Un, 3, 4, 5, 6 catenelle, vedete, saltiamo questo archetto sottostante e riprendiamo la lavorazione a maglie alte nell'archetto successivo. Quindi il gruppo di maglie alte, in pratica, una, due, il gruppo di 3 nella maglietta centrale,
Una. Due. E tre. Una. E due. Ora ripetete le 6 catenelle. Le maglie basse, di nuovo le 6 catenelle e l'ultimo gruppo. Da questo giro al successivo non dovete far altro che lavorare 1, 2, 3 catenelle, voltare, lavorare 2 maglie alte, poi questo gruppo di maglie prendendo sempre la stessa maglia di base che sarebbe quella, la maglia alta centrale del gruppo di 3, e nello stesso punto lavorerete una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Dopodiché tornate a lavorare una maglia alta, una maglia alta, un'altra maglia alta e poi di nuovo le 6 catenelle. Dopo le 6 catenelle lavorerete non più 5 e 5, ma 8 sulle maglie basse del giro precedente, ne saltate una iniziale e una finale, lavorate 8 maglie basse. Questo lo farete, questa diminuzione la farete man mano che andrete avanti con i giri perché alla fine ci troveremo con 2 maglie basse soltanto. Dopodiché continuate a ripetere. Nel bordo la parte centrale del ventaglio è data da questa differenziazione di maglie, di punti. Allora, nella prima parte, diciamo, in cui si allarga il motivo, abbiamo 2 maglie alte e 3 catenelle. Nel giro successivo abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, poi 2 maglie alte prese nello stesso punto di base, con 5 catenelle centrali, 2 catenelle e una maglia alta. Andando nel giro successivo, il numero 30, avremo una maglia alta, 2 catenelle. Poi dentro le 5 catenelle del punto precedente, lavoreremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. Faremo di nuovo 2 catenelle ed una maglia alta. Nel 31° giro invece avremo una maglia alta, 2 catenelle, poi tra una maglia alta e l'altra, lavoreremo una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella, alternate fino ad arrivare alle 2 catenelle e alla maglia alta successiva. La parte del 32° giro invece è data da un alternarsi di maglie alte e 2 catenelle. Per quanto riguarda il bordo finale, proprio avremo 3 maglie alte, scusate, 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta. Dopodiché lavoreremo 3 catenelle nuovamente e nel secondo gruppo di maglie a maglia alta e 2 catenelle inizieremo a lavorare una maglia alta, una catenella, faremo un pippiolino, ossia 3 catenelle e che poi si riagganciano insieme. Di nuovo una catenella, una maglia alta, una catenella, un pippiolino.
Nella parte centrale del motivo lavoreremo due maglie alte divise da una catenella, pippiolino e catenella. Continuiamo così fino alla fine del giro. In pratica questo è l'ultimo passaggio che porta al termine della lavorazione della nostra mantellina.